Un uomo di alto valore appena entra in una stanza lo senti, lo sai, lo capisci. In questo video ti racconto 18 cose pratiche che puoi iniziare a fare adesso per diventare un uomo di alto valore. Stammi dietro. 1. Tieni sulle spalle e stai dritto. La postura fa tutto quanto. Una persona che ha una pessima postura sembra intimidita, sembra un cucciolo di cane spaventato. La differenza tra stare tutto curvo così e stare avanti, aperto, pronto a tutto quanto è enorme. 2. Ottieni esperienza. Un uomo di alto valore è un uomo che ha esperienza. Che sia sesso, che sia business, che sia amicizie, che sia contesti sociali, un uomo di alto valore è sempre quello che sa fare, vero? Sempre quello che racconta cose. Non avrai paura di andare a parlare con una tipa che l'ha già fatto 20.000 volte. Inizia a fare cose con la conoscenza che all'inizio farai schifo, ma andrai avanti e diventerai sempre meglio. 3. Diventa più produttivo, perché se diventi più produttivo generi esperienze, e generare esperienza significa diventare di alto valore. La cosa più importante che puoi impostare oggi per diventare più produttivo è una routine. Eccoti altri consigli per diventare più produttivo. Numero 4. Vai in palestra. Ti rende più bello, ti rende più confident. Essere confident, diventi hot as fuck, bro. Te la senti molto di più. E addirittura la tua postura cambia. Esci dalla palestra che sei tutto fiero e cambia tutto quanto. 5. Fai soldi. Un uomo che non ha soldi non è un uomo di alto valore. Mi dispiace se non è politicamente corretto. Non hai soldi, non sei di alto valore. Queste sono alcune attività che puoi avviare. Se vuoi dettagli, primo link in descrizione. 6. Non essere un simp. La maggior parte degli uomini appena vedono una che c'ha, cioè, capito? Quelli biondi, quella tipa figa, sono tipo sì, e fanno tutto quello che vuole lei. Lei se lo rigira come stracazzo vuole. A parte che alle ragazze non piace sta cosa. Non piace un uomo che si fa sportare facilmente. Così spesso mi è stato detto: Andrei, mi piace quando prendi il controllo, nel senso quando organizzi le cose, quando sei tu quello che porta avanti la situa. La disperazione è il killer di un uomo di alto valore. Numero 7. Negozia. Sai, volevo fare questo. Ti va se facciamo quest'altro? Va bene. Perché hai paura di andare contro gli altri. Una caratteristica di un uomo di alto valore è che è disagreeable, ovvero che ha il coraggio di andare contro le altre persone e se una cosa non gli va bene lo dice. Numero 8. Difendi sempre la tua posizione. Non dire che loro hanno ragione oppure sì, va bene, solo perché così non entri in conflitto. La paura del conflitto ti sta impedendo di andare avanti nella vita. Non avere paura del conflitto, uomo. 9. Ragiona la tua vita in minuti, non in giorni. Quanti minuti spendi in che cosa? Comincia a pensare ai minuti, non alle ore, non ai giorni. Ti rende più desiderabile perché comincerai a considerare molto molto meglio il tuo tempo e smetterai di sprecare tempo in cazzate. Qualcosa che è più raro e più valoroso. 10. Quando non hai nulla da dire, vattene. Un uomo di alto valore ragiona per obiettivi. Se io devo parlare con te, entro, ti dico quello che ti devo dire, me ne vado. Come con questo video, non sto perdendo tempo. Secondo me dovresti iscriverti prima di partire. Facciamo, entro, pacco, esco, ciao. 11. Se hai qualcosa da dire, dillo. C'è la tipa che ti porta qua, frizzante, e tu avevi chiesto alla cameriera l'acqua naturale, però lei se ne va e tu non hai il coraggio di dirle: senti, non ti avevo chiesto l'acqua naturale. Tu ce l'hai il coraggio, quindi stai lì, avverti la frizzante anche se non la volevi, perché hai paura di dire quello che devi dire. 13. Sorridi solo se vuoi comunicare qualcosa, non per pressione sociale, perché sono pressati a fare sorrisi. Tipo, se sei un po' imbarazzato, sorridi. Non sai che fare, smettila. 14. Se qualcosa non va, dillo. Non ti piace? Dillo. Uguale con la barista. 15. Non vergognarti di te stesso, sii chi sei veramente. Se ti piace Justin Bieber e ti indossi i boxer di SpongeBob, ti fiero di quello che sei. Anche se sei un po' strano, è molto più valoroso un uomo che ha il coraggio di essere strano pubblicamente rispetto a un uomo che fa finta di essere normale e poi in privato è tutto strano, tutto diverso. A nessuno piace una persona finta. Numero 16. Parla con convinzione. Sai, secondo me forse dovresti, ti consiglio di fare in questo modo. No, vai in giù con la voce, sii convinto di quello che dici, come se fosse la tua ultima opinione sull'argomento. Uomo. 17. Impara a vendere. Imparando a vendere imparerai a gestire tutto quanto, otterrai tutto quello che vuoi nella vita. Negozierai un salario migliore, venderai il tuo servizio, venderai quello che ti pare. È molto più semplice, impara a vendere. 18. Obiettivi e ambizione. Questo è probabilmente il più importante di tutto il video, quindi continua a guardare. Un uomo che non ha obiettivi, che non ha ambizione, che un po' sta vagando nella vita, non è un uomo di alto valore, perché non sta facendo niente. Tuo valore è direttamente collegato al suo stato sociale. È una persona che non ha stato sociale, ma lo vuole avere perché ha ambizione, ha obiettivi, ha grandi obiettivi nella vita, vuole fare grandi cose. È una persona valorosa e molto attraente. Ascoltami un attimo. Se ti interessa questa roba, mindset, pratico, dritto al punto, ho una cosa per te. Per 45 euro ti insegnerò tutti i dettagli di come sviluppare il miglior mindset che tu abbia mai avuto. E non solo, ti insegnerò anche come fare soldi. Il mio corso Cash is King ti insegnerà come fare soldi step by fucking step. Anche se non hai nessun soldo, anche se sei minorenne, ti insegnerò come diventare un uomo di alto valore, ambizioso, impostare obiettivi e cominciare a raggiungerli uno dopo l'altro, partendo da quello che
che c'è nel tuo portafoglio. Se ti interessa, clicca il primo link in descrizione. Ciao!